Buon anno e bentrovati al nostro consueto appuntamento con In Dialogo con l'Europa. 5 minuti ogni 15 giorni per raccontarvi quello che succede al Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo. Il 2017 è appena iniziato, ma al Parlamento è già stato programmato per l'intero anno, settimana per settimana, giorno per giorno. Sul mio sito damianozoffoli.it potete trovare nel dettaglio il fitto calendario delle attività del Parlamento. L'Europa è lontana, è per molti un oggetto addirittura misterioso, ma utilizzando gli strumenti come il web, i social, è possibile renderla un po' più vicina, conoscere in diretta tutto quello che succede. Tutte le riunioni dell'Aula, delle commissioni, sono trasmesse in streaming dal sito del Parlamento. La comunicazione è uno strumento fondamentale per ridurre le distanze, per far conoscere l'Europa, dandole un volto nel segno della trasparenza. Durante quest'anno il programma dell'Unione si concentra su 7 priorità. Si parte dall'economia, con un rilancio dell'occupazione, della crescita, degli investimenti, in primo luogo con le opportunità offerte dall'economia circolare, economia cioè che vede i rifiuti sottoprodotti non come scarto, ma come risorse, materie prime secondarie da riutilizzare. Le parole d'ordine sono quindi riparare, meno sprechi, non buttare, rigenerare, recuperare. Un'idea cioè di un consumo più intelligente in cui l'ambiente e l'economia vanno a braccetto. Si prosegue poi con un'Unione Europea più attenta al sociale attraverso il sostegno all'occupazione giovanile, con la costituzione del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà. È un nuovo progetto che prevede la possibilità per i nostri ragazzi, per i giovani dai 18 ai 30 anni, di impegnarsi per un periodo compreso fra i 2 e i 12 mesi in Europa, in attività di utilità pubblica. Tutto questo non dimentichiamo nell'anno in cui ricordiamo i 30 anni del lancio dell'Erasmus, un programma europeo che ha abbattuto i muri, ha permesso a oltre 4 milioni di giovani di studiare all'estero, di imparare o perfezionare una lingua straniera. Oggi si parla di generazione Erasmus, una generazione di autentici nativi cittadini europei. Un terzo impegno mira a rafforzare la sicurezza dei cittadini europei nella lotta comune contro il terrorismo. Lotta che può essere efficace attraverso una migliore gestione condivisa delle risorse, dell'intelligence, uno scambio delle informazioni. Dobbiamo affrontare poi con più decisione ed efficacia la sfida dell'immigrazione, in uno spirito di responsabilità e solidarietà comune, attraverso la riforma del sistema di asilo europeo, del regolamento di Dublino, è un piano per gli investimenti esteri con la creazione di opportunità nei paesi di origine dei migranti. Si vuole poi concretizzare la realizzazione del mercato unico digitale europeo. A partire da giugno di quest'anno l'utilizzo del cellulare, un esempio dall'estero, costerà esattamente come in Italia, rendendo possibili le comunicazioni fra gli Stati membri senza costi aggiuntivi. Vogliamo lavorare poi insieme all'obiettivo di un'unione dell'energia europea ambiziosa, più ambiziosa, di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, nel rispetto degli accordi di Parigi, che chiedono di accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra, meno inquinamento nelle nostre città. Ci impegneremo inoltre nella lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscale. Basta paradisi fiscali dentro i confini dell'Unione Europea, in modo che non si ripetano più casi quali quello dell'Apple per l'Irlanda. Credo che sia giusto, equo, necessario che le tasse si paghino dove si realizzano i profitti. Questo è in estrema sintesi il programma di quest'anno, un programma che richiederà un grande impegno, ma è da realizzare per non far morire la speranza che le cose anche in Europa possano cambiare. Infine chiudo su un fatto politico rilevante che è accaduto al Parlamento in questi giorni. È con stupore che abbiamo tutti assistito
in Europa la tragicomica vicenda dei grillini italiani, che come sappiamo hanno chiesto con un'improvvisa giravolta di entrare nel gruppo parlamentare liberale dell'ALDE, una richiesta chiaramente legata a interessi per spartirsi poltrone e posti di potere al Parlamento. Ma colpo di scena, l'ALDE li ha respinti, come in precedenza era avvenuto con il gruppo dei Verdi. I 5 Stelle ora sono tornati a Canossa nel loro gruppo, quello capitanato da Farage, il leader della Brexit, della UKIP, partito britannico antitutto ed euroscettico, che vuole la distruzione semplicemente dell'Europa. Questo bizzarro comportamento ci dimostra che il cosiddetto nuovo profuma tanto di vecchio e che con gli slogan si fa poca strada. Non si può essere al mattino per gli Stati Uniti d'Europa e nel primo pomeriggio chiedere il referendum per uscire dall'euro. Un caro saluto, buon anno di nuovo e arrivederci al prossimo appuntamento con In Dialogo con l'Europa.